Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e oggi ragazzi siamo su Fortnite perché stavo facendo una partita, ho appena trovato un oggetto epico che non mi è mai capitato di trovare. Lo vedete ragazzi, là di fianco a me è il succo slurp, si chiama, non ho assolutamente idea di che cosa faccia, tra l'altro prima di usarlo ragazzi sento il rumore di una cassa che credo sia al piano di sopra, volevo andare a raggiungerla, ad aprirla e poi andiamo a provare questo nuovissimo succo slurp che non ho assolutamente idea di che cosa faccia. Vediamo di piazzare subito giù una bella scala in modo da poter poi accedere alla casa, speriamo che non mi veda nessuno. Bene così, bene così, bene così. Andiamo a prendere il piccone, forza, forza, forza. Dai, 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 giù a tirarlo giù, giù a tirarlo giù. Ragazzi, ditemi un po' intanto qua nei commenti come siete messi voi con Fortnite. Guardatela, guardatela qua davanti la cassona. Vediamo cosa troviamo dentro, vediamo cosa troviamo dentro. No, niente di buono, mitraglietta tattica, una pozione scudo. Bene, 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 andiamo a prendere. Non posso raccogliere la pozione scudo. Raccoglie a posto di questa, benissimo, benissimo. Poi andiamo subito a prendere il fucile d'assalto. Andiamo con la pozione scudo ragazzi e proviamo subito questo succo slurp. Dal colore mi sembra qualcosa per lo scudo, ma lo vado a provare. Vediamo che cosa fa. Attenzione. Oh, sta aumentando tutte le statistiche, che figata. Guardate ragazzi, aumenta la salute e aumenta anche l'armatura. Bella storia questo succo slurp, bella storia. Andiamo allora con il nostro fucile d'assalto epico anche lui ragazzi, attenzione, vediamo di portarci a casa un buon risultato. Io volevo provarlo, mi piacerebbe un sacco ragazzi trovare di nuovo lo sparazucche, porca miseria, porca. Siamo dentro in 38, quindi finiamola assieme questa partitozza ragazzi a Fortnite. Intanto vi ricordo ragazzi di inviarmi l'amicizia se giocate anche voi a Fortnite. Mi chiamo Xyuder YouTube, potremmo farci qualche partitella insieme durante, oh, durante la delle 14. Era sul tetto, era sul tetto, era sul tetto. Dov'è? Dove caspita è? Vedo arrivare i colpi ma non vedo da dove. Deve essere là nella casa ma non capisco dove. Come? Ah, ok, ok, ho visto partire il colpo. Ah, è sul tetto. Credo, credo sia sul tetto. Sapete cosa vi dico? Che io preferisco una strategia diversa. Voglio arrivare almeno tra i primi 10, visto che l'obiettivo di questo video era quello di provare insieme a voi succo slurp. L'abbiamo provato. Facciamo un bel retrofronte finché non siamo sicuri. Non entriamo in battaglia. Intanto abbiamo anche subito pesanti danni ragazzi, non abbiamo più lo scudo, è solo 79 punti salute su 100. Penso di essere comunque dentro l'area di gioco, in modo quindi da non perdere assolutamente tutto il feeling della partita. Vediamo un pochettino come poterci organizzare. Volevo vedere. Ah, siamo perfettamente dentro ragazzi, allora proseguiamo di qua, andiamo in un punto un pochettino più coperto rispetto a dove siamo adesso. 30 ancora in gioco, attenzione, attenzione, abbiamo sempre il nostro fucilozzo. Oh mamma mia, guardate qua, guardate qua, penso sia stata inviolata ancora questa zona, mi sembra un kit medico, no, è un fucile, è un fucile. Andiamo a prenderlo ragazzi, andiamo a prendere il pompa, andiamo a prendere il pompa, perfetto, dai, piglialo su, tiralo su ragazzi, perfetto, perfetto. Vediamo un pochettino dove possiamo andare, 28 rimasti ragazzi, attenzione, 28 ancora in gioco e qua un po' di proiettili non ci danno assolutamente fastidio. Avanti di nuovo, avanti di nuovo. I cessi non ci interessano, i cessi non ci interessano. Proseguiamo sul ponte, vediamo se c'è qualcosa di interessante. Qua proprio direi di no, qua anche direi di no. Prima ho trovato, attenzione ragazzi, meno male che mi sono accorto, altrimenti avrei potuto subire dei danni. 28 dentro, 28 ancora dentro ragazzi, 10 secondi alla nuova area di gioco disponibile. Siamo abbastanza coperti, siamo abbastanza coperti e siamo... dobbiamo andare ragazzi, dobbiamo andare, si è già ristretta l'area di gioco pesantemente. Avanti ancora, 28 dentro, 28 dentro. Se trovassi un altro bel oggetto da provare ragazzi, se trovassi lo sparazucche,
Vai, 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 vai. Lo posso trovare in una cassa o in un rifornimento, ragazzi, che vi vengono rilasciati a random durante la partita. Io non ho ancora avuto il piacere di vederne uno. Vediamo dentro di qua. La mitraglietta, la mitraglietta. La potrei scambiare, sì. La scambio con la pistola. Assolutamente, assolutamente. Dentro di mitraglia, ragazzi. Ma voglio vedere qua, secondo me c'è una roba che luccica. Se non è un'arma, guarda, guarda, guarda. Speriamo che sia la pozione scudo. Invece no, è solamente una pistola. La lascio perdere, la lascio perdere. Non sento rumori di casse, ragazzi. Quindi è un altro fucile a pompa. Prendiamo solamente le munizioni. Dobbiamo raggiungere l'area di gioco se vogliamo continuare la partita. 26 rimasti. 26 rimasti, noi siamo in giro tranquillamente con una mitraglietta, non vedo nessuno. Che cacchio è sta roba? No, che cos'è? Sembra, oh mio Dio, è un orso gigante! Ma che cos'è? È un orso gigante! No, stai male! Mettiamolo qua l'orso giga. Vediamo se di qua si vede meglio. Guardalo, guardalo! Ma perché? Ma perché? L'orso giga, ragazzi, va bene, lo teniamo qua. Lo teniamo così, lo teniamo così. Gli facciamo un bello screen che sarà la miniatura. Avanti ancora, avanti ancora. 24 rimasti, ragazzi, 24 rimasti. E siamo dentro l'area di gioco. Meglio stare accovacciati. Attenzione, attenzione, perché qua c'è un bel gruppo di case. Noi entriamo da dietro, ragazzi. Vediamo se riusciamo a portarci a casa un buon risultato. Fucile non mi interessa, entro nel negozio, la porta era aperta. Un altro fucile, penso sia già stato visitato anche questo negozio. Proseguo nell'altra stanza, vediamo se troviamo qualcosa. Nulla di qua e credo non troverò nulla neanche sopra, ho lì il presentimento. Dai, 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 vediamo dentro di qua, vediamo dentro di qua. No, nulla, nulla, nulla. Si restringe di nuovo l'area di gioco fra pochi secondi, ragazzi. La partita comincia a entrare nel vivo. Attenzione, attenzione, attenzione. Siamo ancora dentro. Siamo ancora dentro, però molto bene, molto bene. Vediamo di raggiungere l'edificio. E vediamo di essere fortunati. 23 rimasti. Dentro di nuovo, ragazzi. Credo che anche qua non ci sarà niente di bello per noi. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Niente da fare. Siamo sul tetto, però. Siamo sul tetto. Abbiamo una visuale un pochettino migliorata. Direi di costruire una rampa e andare sopra, ragazzi. Andiamo di rampe, così, così, di rampe cattive, di rampe cattive, ragazzi. Bene, bene, bene. Oh, mi spara! L'ho visto da dove mi spara. L'ho visto da dove mi spara. Che bastilani, che bastilani. Tira sul muro, perfetto, perfetto. Ok, 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 allora. Lui è di là. Dov'è? Sarà dentro quella cosa lì, sarà. Sarà dentro quella cosa lì. Non lo vedo, non lo vedo. Rimaniamo in 20, ragazzi, attenzione. Siamo dentro in 20, siamo dentro. E c'è un'arma non comune. Se riuscissi ad andare a prenderla. Bene così. Bene così, che cos'è, che cos'è? È il fucile pesante tattico, lo prendiamo al posto del pompa. Avanti così, bene, 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 bene. Sento passi, ma sono i miei, sono i miei. Andiamo di fucile, andiamo di mitraglia. Andiamo di mitraglia, ragazzi, anche là in alto. Ci sono altre cose costruite, credo che ci sia. No, no, siamo troppo scoperti qua, siamo troppo scoperti. Torna nella city. Torna nella city. Di nuovo, ragazzi, si restringe. Siamo dentro in 17. E bisogna trovare un buon punto per rimanere. Non dico campera. Guarda là! Oh mio Dio, il paradiso! Il paradiso della cuccagna! Il paradiso della cuccagna! Aspetta, cos'è questo? Fucile d'assalto! Fucile d'assalto, lo voglio cambiare, lo voglio cambiare, pigliatelo! Mamma mia, ragazzi, mamma mia, ragazzi! Credo che ci sia sopra qualcuno ad aspettarci. Vediamo di qua se c'è qualcosa. Ancora no, ragazzi. Avevo visto delle belle armi, però. Forse dentro qua. Sono tutte armi rare. Fucile pesante di nuovo. Mamma mia, che storia. Mamma mia, che storia, ragazzi. Mi puzza un po' di trappola, però. Rimaniamo dentro in 15, ragazzi. E noi siamo al limite, siamo al limite. Andiamo su, andiamo su, andiamo su. Non lo so. Un po' di bordello per noi, ma... Sparano, sparano, sparano. Siamo dentro in 14, ragazzi. Attenzione. Una cassa. Sento rumore di cassa, ragazzi. Sento rumore di cassa. Qualcuno mi spara, qualcuno mi spara.
Ma io non ho paura, non ho paura. Porca miseria. Tirala giù a piccolate. Dai, 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 vai dentro, chiuderino, vai dentro, perfetto, perfetto. Prendi il fucilozzo, prendi il fucilozzo. Dov'è? C'è qualcuno che spara dalla distanza, è sul tetto, ragazzi, è sul tetto. Troppo pericoloso da qua, troppo pericoloso. Rimaniamo in 13 intanto, rimaniamo in 13. Potremmo però chiuderci la porta dietro di noi con un bel muro, vediamo se riusciamo a metterlo. No, assolutamente no, assolutamente no. Allora, io punterei a tirare giù col piccone questa parete, vediamo se riusciamo a raggiungere in qualche modo il tetto. Dobbiamo costruire una rampa, dobbiamo costruire una rampa. Qua la devi costruire, zio, qua, perché non costruisce le rampe? Aspetta. Qua è buona, non la può costruire perché non c'è spazio. Ah, c'è già una rampa, ragazzi. E allora dove caspita è la... Non sento più il rumore, fa niente. Andiamo. Non ho capito se c'era qualcuno qua. No. Si sparano, ragazzi, ma siamo dentro ancora in 13. Attenzione. Siamo in 13 dentro. E no, ma io sento un rumore di cassa. C'è qualcuno sul tetto. Oh, cazzo, c'è qualcuno sul tetto. Non ci credo. Ma va, dov'è? Ha appena preso la cassa. Dov'è? Siamo dentro in 12, ragazzi. Siamo dentro in 12. E siamo anche nascosti bene. La posizione non è male. Siamo... No, non siamo purtroppo dentro. Allora scendiamo. Vediamo di andare a fare qualcosa. Vediamo di andare magari da un'altra parte. Magari in 9, ragazzi. Siamo nella top 10. Siamo nella top 10, ragazzi. Siamo dentro... precisamente in 9. Chiudi la porta lì. Bene così, ragazzi. E non... Oh, si restringe ancora e non è dalla nostra parte, quindi dobbiamo raggiungere l'area di gioco. Forza, eccolo qua il muro, ragazzi. Non si può, bisogna raggiungere l'area di gioco. Siamo dentro in 8, ragazzi. Io mi guardo praticamente dappertutto. Forza, cerca di proteggerti. Attenzione. Vuoi! È là. Perfetto. Sa dove sono. Quindi non è molto perfetto, ma non c'è nulla. Dov'è? Dove caspita è? Siamo in 7, ragazzi. Deve essere dentro là per forza. Ci provo, ragazzi. Tento il taglio centrale. Bene così il taglio centrale. Guarda nella 1. Porca miseria, ragazzi. Non mi voglio far vedere. Siamo dentro in 7 e la posizione è comunque buona. Siamo dentro in 6, ragazzi. Attenzione, 6 ancora dentro. Intanto, ragazzi, vi ricordo, se siete rimasti fino qua, di lasciare un bel like per questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se ancora non lo avete fatto, seguirete tanto Clash Royale e anche tanto Fortnite. Va bene. La posizione è buona, ragazzi. Guardalo. Porca miseria. Attenzione, ragazzi. Diventa tutto più pericoloso. Devi ricaricare. Bene che riusciamo a ricaricare. E siamo comunque ancora dentro, ragazzi. Siamo rimasti in 6. In 5. Non capisco cos'è questo rumore, ragazzi, ma noi siamo nascosti bene. Siamo in 5, è sicuramente il mio record personale. Scappa Xuder. Bene così, ragazzi. Attenzione, non siamo messi affatto male. Non capisco questi rumori che cosa sono.
però io rimango dentro, ragazzi. 21 secondi e si stringerà di nuovo l'area di gioco. Avremmo quasi rischiato di uccidere un tipo prima, ma non siamo stati fortunati. Dentro ancora in 5. Dentro ancora in 5. Mamma mia che partitozza. Mamma mia che partitozza, ragazzi. È vero che la sto giocando stilt, però porca miseria, porca. È un buon piazzamento, è un buon piazzamento. C'è veramente il rischio di poterla vincere. Si restringe ancora pesantemente l'area di gioco, ragazzi. Mamma mia, mamma mia. Oh! Ed era lì davanti, non l'avevo visto. Non l'avevo visto. Vabbè, ragazzi, vabbè. Il video, ragazzi, finisce qua. Io spero che vi siate divertiti. Comunque, dai, qual è la vostra miglior posizione di Fortnite? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito. Slo, 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 il succo slurp. Ciao!